Let's go baby, benvenuti a questo vlog. Ragazzi, mi dispiace per questa mia assenza, perché non sto facendo tante streaming, perché non sto più facendo un video al giorno. Beh, vi devo dire una cosa, sono talmente impegnato. Magari alcuni di voi che mi conoscono se ne sono già accorti vedendo questo video. Solitamente quando ho gli occhiali è perché magari sono stanco, non vedo bene, porto gli occhiali da riposo, quindi mi servono principalmente quando non vedo bene e sono molto stanco. E perché sono stanco? Perché ragazzi, lunedì inizierà praticamente una nuova vita, se così si può dire. Mi trasferirò in Francia per lavorare, in Provenza più precisamente. Ho trovato già una casa acquistare, in questo caso però un Airbnb, quindi ho queste 3 settimane di tempo lì per cercarmi un appartamento da affittare. Ho fortunatamente trovato già questo appartamentino in cui sarò per 3 settimane, che ha la fibra ottica, quindi penso di poter continuare a streamare e fare video. Quindi penso di riuscirci a continuare queste cose. Il problema è che sarò sommerso da un sacco di cose. Sarò sommerso ovviamente dai problemi di fare un trasferimento, un trasloco del genere, dal riuscire a rimettere tutto a posto là. Ovviamente dovrò riuscire a prendermi un po' di tempo per comprare le cose principali per una casa, come possono essere per esempio dei cuscini, delle lenzuola, degli asciugamani, fare la spesa, comprare i prodotti principali per la casa, comprare i prodotti per lavastoviglie e lavatrice e così via. Quindi non sarà facile all'inizio, ed è per questo che ho deciso di fare un video alternato al giorno, quindi un video sì, un video no. Fino a che non riuscirò comunque a ingranare la strada per ritornare costante come prima. Molti di voi storceranno il naso, molti di voi diranno vaffanculo The Overwatch, questo lo fai perché stai giocando al PC, vaffanculo è bando del mio, vabbè, tutte le cazzate che dice la gente che non sa ragionare. Per quanto riguarda quello che sto facendo attualmente ora nel mondo dei videogiochi, come sapete sto giocando tantissimo Overwatch, ogni giorno ci spendo tantissime ore, perché quelle ore che ho libere per ovviamente migliorare, per cercare di diventare più forte, perché è un gioco che mi attira tanto, e cercare di diventare forte a questo gioco è attualmente una delle cose principali che voglio ottenere nel mondo videoludico. Voglio competere ad alti livelli nei tornei, ci sto provando, guardo tante ore di streaming, parlo con tanti giocatori bravi, anche giocatori professionisti, parlo con persone che fanno tornei ogni giorno e cerco di migliorare, di imparare sempre qualcosa. Mi vado a guardare gli streaming dei giocatori più forti e cerco sempre di capire come dovrei giocare. Questo perché? Perché io, venendo da console, non sono molto bravo, cioè non è, me la cavo con mouse e tastiera, diciamoci questo, ma non sono a livello ovviamente di quelli che ci giocano da anni, da quelli che vengono da Counter Strike o da altri giochi, ma piano piano ci sto riuscendo. Non sto ancora trovando il mio ruolo definitivo, quello in cui voglio giocare, perché ogni volta mi trovo a dover magari cambiare ruolo e tante altre cose. Poi alcuni ruoli non mi piacciono, non li trovo per il mio stile di gioco, non li trovo, non lo so, non fittano, ecco, il mio stile di gioco. Stessa cosa poi per quanto riguarda Call of Duty. Voi vi chiederete: Power, perché non stai giocando a Call of Duty? Come ho detto, ho annunciato il mio ritiro dalla scena professionistica di Call of Duty, magari non si sa in futuro quello che accadrà. Ho ricevuto molte proposte una volta che ho, diciamo, sciolto il mio contratto con i Killerfish, lo stesso Torres, lo stesso Massi degli Impact, eccetera eccetera, mi hanno fatto molte offerte, ma attualmente mi sono trovato a declinarli per due motivi. Per prima cosa, ora non ho il tempo, non riesco a seguire, perché se voglio giocare professionalmente a un gioco dove comunque sono bravo, non ho bisogno di ore per migliorare io come bravura, come skill singola, ma devo giocare con la squadra tante ore, cosa che attualmente non posso fare. Perché? Perché sono impegnato col trasloco, la mia testa è da un'altra parte, sto pensando: qui lascerò i miei parenti, qui lascerò la mia ragazza, qui lascerò i miei amici, lascerò tutto quello che faccio magari ogni giorno quando esco, inizierò una nuova vita senza tante persone che conosco, senza gli amici, senza la mia ragazza. Quindi non ho attualmente la mente per andare a vedere, diciamo, per andare a parare lì. Sì, mi piacerebbe giocare professionalmente su Call of Duty, come già ho sempre fatto, ma non voglio tornare lì. Come ho detto, ho giocato per tantissimi anni, ho ottenuto i miei bei risultati, ho cercato di far svegliare questa community, ho fatto del mio meglio, sinceramente, e penso che più di così non si poteva fare, perché la cosa brutta è però che molte persone non hanno seguito quello che ho fatto io e non hanno cercato di instradare le persone verso giocare competitivo su Call of Duty. Quindi speriamo che comunque ci siano altre persone che facciano questo, perché attualmente la scena italiana di Call of Duty ha tantissimi giocatori, tantissime squadre, ma siamo un po' persi.
e non sembra esserci un futuro per la scena italiana, ma non si sa mai, vediamo come andrà. Io non posso dirvi niente, vi faccio solo un occhiolino. Per quanto riguarda, scusate ragazzi, sentite, ho perfino mal di gola ed è estate, cioè vi rendete conto, pensate quanto sono stressato e quanto casino sto facendo. Allo stesso modo non voglio giocare a Call of Duty professionalmente più, perché voglio provare nuove esperienze su nuovi giochi, come può essere Overwatch. Overwatch mi sta prendendo tantissimo e vorrei farvi un video o spiegarvi, riuscire a spiegarvi perché Overwatch mi piace, perché lo considero molto più competitivo di Call of Duty, perché lo considero un gioco molto complesso e complicato, anche se all'apparenza non sembra. Vorrei cercare di spiegarvelo, ma penso che dovrei creare un tema, un saggio per farlo, comunque prepararmi qualcosa, perché non è facile, ragazzi. Già comprendere il gioco è difficile. Pensate a cercare di spiegarvi perché è competitivo, tutte le differenze che ci sono dagli altri giochi, il fatto che è un FPS, ma ha delle cose di un MOBA, cioè delle, diciamo, prende spunto dai MOBA. È difficile, quindi non saprei come spiegarvelo. E comunque, ragazzi, sì, voglio provare questa nuova esperienza del gioco sul PC, di un mondo più professionistico, di un mondo più elevato, di un mondo che l'esport lo ha da anni, una community che ha dentro l'esport da anni. Mi hanno accolto benissimo e mi trovo benissimo. Sto parlando da tantissimo in questo vlog e metà di voi, anzi, se non di più, avranno già abbandonato. Comunque, se ve lo devo dire, non sarà facile. E ora magari cercherò di fare un video quando lunedì sarò in Francia. Se riesco, avrò lì due PC, fortunatamente, poi vi dirò tutto di questa cosa. Penso di essere riuscito ad avere un PC per poter streamare, fare video e continuare comunque a editare. E perché mi sta chiedendo Power, ma abbandonerai COD? Io, ragazzi, non ho mai detto questo, ma abbandonerai la competitiva? Non ho mai detto questo, è solo che, come avete visto, non vengo chiamato per fare niente per quanto riguarda l'esport e mi dispiace perché sono uno dei fautori, uno di quelli che ha creato questo movimento, l'ha supportato, ha cercato di far andare la gente a giocare a quella cosa, eccetera, eccetera, e non venire cagato è brutto, quindi non è che lo abbandono io, è la gente che mi taglia fuori. Per quanto riguarda invece, se abbandonerò COD così, no, non abbandonerò COD, ci giocherò sempre, giocherò al nuovo capitolo, eccetera, eccetera. Come ho detto, non giocherò più a livello professionistico, ma non vuol dire che non farò magari competitive, non giocherò con amici per divertirmi, magari in modalità competitiva, fare UMG, Wager, Ladder, DGB, eccetera, eccetera, un match contro qualche team che conosco, di ex giocatori professionisti o giocatori professionisti attuali, perché li conosco e perché comunque so che posso dargli be un bello scontro, un bel match, anche se comunque non gioco a livelli professionistici. È giusto perché comunque vengo da COD ed è un gioco che mi ha sempre appassionato e sono resistito fino a questo punto, perché non dovrei, perché dovrei smetterla. Allo stesso modo COD, come vi ho già detto, non mi sta dando più quelle sensazioni che mi dava tanti anni fa a competere, ed è per questo che ho smesso e sono andato a cercare un gioco di cui proprio ho questa fame, sono ingordo proprio, voglio mangiare anch'io al tavolo con gli altri giocatori professionisti, voglio anch'io essere al loro livello e ci arriverò. Col tempo e con la dedizione soprattutto, e specialmente con un team, con una squadra con cui allenarsi. Io, ragazzi, penso di aver detto tutto, sono più o meno 8 minuti e 30 di vlog, molti se ne saranno già andati a vedere qualcos'altro, avranno già chiuso dopo i primi 5 minuti come vi ho detto. Per voi che siete rimasti, grazie per tutto quello che avete fatto per me, perché se sono arrivato ora ad andare a lavorare in Francia, nel mondo dei videogiochi, della console più precisamente. E grazie anche a voi che mi avete sempre supportato, mi avete sempre fatto tenere duro, non mi avete fatto demordere. E se potessi veramente vi ringraziare a tutti uno a uno, andrei a vedere i nomi di ognuno iscritto che sta qui a vedere questo video. E sfortunatamente non posso e mi dispiace. Comunque sono abbastanza triste di questa partenza, non so se riuscite a vederlo, sono abbastanza stressato. Si parte lunedì mattina, si arriva sempre lunedì mattina, un'ora di volo. Tempo di posare le cose, mettere a posto due cose, settare due cose, tantissime spese da fare, ragazzi. Ho già comprato un monitor, ho dovuto comprare vari aggeggi da mettere là per poter continuare tutto quello che sto facendo, perché non voglio abbandonare YouTube streaming e voglio farvi conoscere l'esport. Quindi continuerò in questo, continuerò a farlo anche da lì. Troverò il modo, non vi preoccupate, è una promessa. Non sparirò, non scomparirò, sarò sempre con voi in contatto tramite Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e Twitch. Spero YouTube e Twitch di essere più costante una volta arrivato lì, una volta aver messo le cose. Per ora, ragazzi, accontentatevi di questi due video al giorno. Cioè, se due video al giorno. Certo,
di questo video ogni 2 giorni. Spero che vi piaccia questa idea, quindi un video alternato un giorno sì, un giorno no, ci sarà un video e fino a che non riuscirò a trovare il momento in cui posso continuare come prima. Non sarà facile tra lavoro, tra quello, tra l'altro, un po' come quando si stava a scuola. Io vi saluto belli, ci becchiamo al prossimo video. Grazie a tutti.